Bene, io mi voglio solo soffermare un attimo per iniziare, ricordandoci semplicemente un po' come nasce, no? Quest'idea di questo corso che stiamo facendo, questa cosa strana, mai fatta prima, una formazione sui diritti. Mi permetto quindi di condividere il mio schermo, spero di riuscirci, partendo da una prima considerazione, una battuta fantastica che ha fatto Papa Francesco di fronte al dire mamma mia che anno questo 2020, cosa sta capitando e cosa potrà ancora capitare di peggio, non avevamo mai vissuto niente di simile, ed è vero, ma lui ha detto bene che peggio di questa crisi è solo il dramma di sprecarla, di non rinnovarci, di non lasciarci provocare, rinnovare, di non innescare processi nuovi, sperimentare percorsi nuovi. Vivere idee nuove come stiamo cercando di fare. E in realtà è solo così un piccolo flash, ma quello che noi stiamo facendo c'è nato come Caritas di Roma, riprendendo in mano il mandato di Paolo VI nel 72, quando sapete che è nata la Caritas italiana, quando in realtà ci ha detto che la carità è sempre necessaria, ma come stimolo e completamento della giustizia. Ecco perché il discorso dei diritti. E che la nostra azione non può esaurire i nostri compiti, i suoi compiti nella pura distribuzione di aiuti materiali. La facciamo, ma quella è una forma di aiuto appunto empirico e sostanzialmente imperfetta, perché è difficile che una distribuzione alimentare crei equità, crei uguaglianza, crei un progresso per le persone che aiutiamo. Certo è una necessità, per carità, se uno non ha da mangiare non può nemmeno pensare uno sviluppo promozionale della propria situazione. E di qui diceva Paolo VI la necessità di formare persone esperte e specializzate, cioè non basta solo il buon cuore, la generosità, la disponibilità, il piacere di incontrare gli altri, di ascoltarli, di dargli il pacco vivere e quindi anche di studiare, come abbiamo fatto preparando il manuale operativo dei diritti, che spero abbiate già potuto consultare nella sua versione online. Perché bisogna conoscere a fondo i bisogni, le cause, ma anche le risposte che si possono dare e a cui come cittadini e come persone abbiamo diritto. E a questo ci ispira anche Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, dove nella quarta parte che parla proprio dei poveri, in particolare nel quarto capitolo, in particolare nella seconda parte che si intitola L'inclusione sociale dei poveri, ha detto che il nostro impegno come Chiesa, come credenti, non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza, perché altrimenti cresciamo sempre di più nell'attivismo, che non è però la nostra prima missione, essere sempre più attivisti, ma prima di tutto un'attenzione rivolta all'altro considerandolo come un'unica cosa con se stesso. E quindi da qui nasce una vera preoccupazione per le persone. È un desiderio concreto di cercare effettivamente il loro bene, come abbiamo detto, accompagnarle ai diritti e aiutarle concretamente. E questo ci deve anche un po' scuotere, un po' smuovere dalla nostra tranquillità, delle nostre abitudini, delle nostre prassi, per cui siamo tranquilli, perché diciamo, noi la nostra missione è fare Caritas nel modo in cui l'abbiamo sempre fatta, lo stiamo facendo e quindi stiamo facendo bene. Ecco, non possiamo stare tranquilli e lasciare tranquilli gli altri, io penso nelle nostre parrocchie, tutti tranquilli perché c'è quel gruppetto della Caritas che pensa le cose. Ecco, tutti ci dobbiamo preoccupare, occuparci creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con dignità e per l'inclusione di tutti, cioè non solo aiutare i poveri a sopravvivere, che abbiano da mangiare, da vestirsi, qualche consumo, ma restando poveri. Il nostro obiettivo, ed ecco perché ancora una volta questa formazione con i diritti, è restituirgli dignità e vera inclusione nella società, dove certo non saremo tutti perfettamente uguali a livello di possibilità economiche, culturali, ma sempre meno le disuguaglianze devono escludere l'inclusione, ovviamente è il contrario dell'esclusione. Bene, spero di aver brevemente, semplicemente ridato il senso di quello che stiamo facendo. E lascio la parola a Giustino che illustra la parte di questa sera. Grazie Massimo.
vediamo. Fido mio padre, mi sto vedendo. Giustino combatte e vincerà per la condivisione del suo schermo. Siamo. Si vede? Ok, allora grazie a tutti anche per le parole sia di Alberto sia per la riflessione breve ma significativa da parte di Massimo. Un saluto cordiale e affettuoso a tutti gli intervenuti. Questo è il secondo appuntamento, il secondo incontro dei quattro previsti per questo secondo corso. Nell'incontro precedente c'è stata l'introduzione generale da parte del nostro direttore, Don Benoni, Ambarus, poi Luigi Lusi ha presentato lo scenario, il contesto generale e in particolare si è soffermato sull'area tematica abitale. Oggi invece affrontiamo appunto invece l'area tematica dedicata alle famiglie, ai genitori e alle persone. Il programma dei lavori è questo, gli orari sono leggermente slittati. E ogni domanda successivamente alla presentazione, un breve richiamo dell'incontro precedente per la parte del contesto, una approfondita invece illustrazione per quanto riguarda la sessione del manuale dedicata a famiglie, genitori e persone. C'è un ampio spazio al confronto e poi delle conclusioni. Nel dibattito, ecco, io direi, tendenzialmente ogni reintervento, ogni tre domande cercherò di dare una risposta. Come ha già detto Alberto, basta prenotarsi cliccando sulla apposita icona, quindi scritta con la chat. E Alberto, naturalmente, che ringrazio sempre per il suo ruolo e la sua attenzione, vi darà la parola nell'ordine di prenotazione. Alcune istruzioni per l'uso, non interroghiamo nessuno, non ci sono esami, vi invitiamo a concentrarvi nell'ascolto perché le slide appunto vi arriveranno. Come vi arriverà, già l'avrete avuto la possibilità di accesso sul sito Caritas della Diocesi di Roma per quanto riguarda il manuale operativo. Ricordo che il prossimo appuntamento che illustrerà la terza parte del manuale operativo sarà curato proprio direttamente da Massimo Soraci, che molti di voi conoscono, vice direttore Caritas, e tra le altre cose verrà curato proprio questa sessione. Un piccolo suggerimento metodologico, magari usare due fogli, uno per prendere appunti per eventuali domande, ma anche eventualmente un secondo per segnalare, anche successivamente se volete, aspetti, parole non chiare, perché comunque sia ci sarebbe di aiuto anche per migliorare il nostro tipo di servizio. E allora cominciamo. Riprendiamo un attimo il quadro generale dello scenario in cui noi ci collochiamo. È importante contestualizzare questo lavoro. L'ha fatto molto bene Massimo rievocando su un asse storico, ad esempio il mandato dato, no, dalla Caritas, da Paolo VI alla Caritas addirittura nel 1972, di straordinaria attualità. C'è un'attualità enorme con i messaggi vari da parte di Papa Francesco, quindi il contesto è molto importante. È un contesto che ci parla di una crisi di sistema, dove sono saltati un po' tutti quanti gli equilibri sociali ed economici. È la prima volta che quasi tutto il mondo si ferma, si è fermato, e questo ha inceppato il nostro sistema economico. E Banca d'Italia, proprio recentemente, il 29 maggio scorso, ci ha segnalato che è prevedibile che la perdita di reddito dovuta al lockdown colpirà molto più duramente il 20% delle famiglie con redditi inferiori. Ci troviamo di fronte a una vera e propria recessione. Proprio ieri il Fondo Monetario Internazionale ha fatto una stima sui livelli di crescita o di decrescita e nel mondo, e per quanto riguarda l'Italia, insieme ad altri paesi, dice, prevede che avremo un abbattimento del PIL italiano del 12,8%. Stiamo parlando di circa 210 miliardi di euro in meno per l'economia nazionale, questa cifra equivale a a circa 10 manovre annuali finanziarie, ma di carattere pesante. Ci troviamo di fronte a una produzione bloccata, sta faticando a riprendere, a riattivarsi questa produzione, un blocco dovuto principalmente non a una crisi della domanda, ma dai provvedimenti amministrativi, dalle misure di contenimento che necessariamente i diversi governi
hanno dovuto prendere per cercare di limitare la diffusione del contagio. C'è un problema evidentemente di occupazione e reddito di lavoro a rischio per molte famiglie. Uno studio della McKinsey stimava ieri o l'altro ieri che sono addirittura in Europa, nell'Unione Europea e nel Regno Unito, ben 24 milioni di posti di lavoro a rischio solo per la Covid-19. C'è un forte aumento dei depositi bancari, no? Quello che viene chiamato risparmio precauzionale, perché c'è incertezza sul futuro, c'è una preoccupazione, quindi le persone hanno timore, quindi tengono la liquidità nei depositi bancari, che sono molto aumentati negli ultimi mesi. Tutto ciò produce anche un rischio di insolvenza da parte di un gran numero di imprese, perché magari c'è un problema di riuscire a pagare gli stipendi, i fornitori per le materie prime. Questa a sua volta potrebbe mettere in difficoltà la base patrimoniale delle banche, perché se non riescono a recuperare il credito anche alle imprese, evidentemente vanno in affanno. C'è uno scontro purtroppo anche a livello internazionale sulle responsabilità della pandemia, e questo a sua volta produce che cosa? Una riduzione notevole anche delle esportazioni e rischia di produrre anche un notevole aumento della disoccupazione. Sulla disoccupazione, dati INPS 21 maggio, siamo a 7 milioni e mezzo di lavoratori in cassa integrazione, cioè il 45% di tutti i lavoratori dipendenti. Solo ad aprile 2020 rispetto a febbraio si è registrata una riduzione di 274.000 occupati, due terzi dei quali sono donne. Il trend generale è un alleggerimento della forza di lavoro meno essenziale, meno qualificata, per intenderci, quella non coinvolgibile nel lavoro a distanza. Quindi stiamo parlando delle qualifiche professionali più basse, chi ha i contratti a part-time oppure chi ha contratti a tempo determinato. Peraltro tra marzo e aprile erano 400.000 quelli in scadenza e sono in bilico. Sappiamo che già 110.000 di questi non sono stati rinnovati. Nei prossimi mesi, senza un'adeguata liquidità alle imprese, finita la cassa integrazione, è stata finanziata al momento per 18 settimane, noi rischiamo un grosso strappo sociale, con quindi una disoccupazione che raggiunge livelli catastrofici. E come segnaliamo da più tempo, noi avremo a che fare con la vera emergenza da settembre-ottobre, cioè praticamente con la fine al 17 agosto 2020 del congelamento dei licenziamenti. C'è forse qualche possibilità di proroga, ma chiaramente non si potrà andare avanti all'infinito proroga su proroga. E allora abbiamo parlato di un'onda lunga di questo scenario, dove è evidente che nessuno si può salvare da solo, e riguarda anche la Chiesa di Roma. Anche noi siamo coinvolti in questa generale mancanza di risorse. Certamente anche noi non potremo farcela da sola per affrontare questa onda lunga. E quindi sottolineiamo l'importanza di affermare che questo è il tempo delle alleanze e delle solidarietà tra tutti gli uomini di buona volontà per evitare costi sociali altissimi. E partiamo in questo, quando pensiamo all'alleanza, partiamo dai nostri territori, guardiamo la realtà in cui operiamo, ciò che si è manifestato in questo tempo. Noi abbiamo già registrato alcuni primi segni di questa onda lunga della crisi. Guardando alle file di persone davanti alle nostre mense, abbiamo visto più da vicino il volto del diffusissimo lavoro nero a Roma, del precariato spinto. Abbiamo dei dati sulla ripresa dell'usura, perché a fronte della crisi di liquidità, la criminalità organizzata di liquidità ce n'ha molta, compra imprese, negozi. C'è una forte esposizione al rischio di povertà di circa 5 milioni di cittadini, quelli che bene o male andavano avanti in qualche modo. Un lavoro ce l'avevano, per quanto precario, riuscivano a pagarsi anche le rate, seppure con difficoltà, ma essendo privi di risparmi, naturalmente con il blocco delle attività, sono stati privati di risorse essenziali anche per la sopravvivenza. Segnalo che la Guardia di Finanza ha pubblicato proprio in questi giorni i dati sul riciclaggio di denaro sporco, ben 1,8 miliardi di euro nel 2019, questo è il bilancio finale, con nuovi rischi di sviluppo ulteriore di questo fenomeno malavitoso che per il 2020 può essere legato anche a un uso scriteriato delle criptovalute.
A che cosa siamo chiamati? Abbiamo detto anzitutto siamo chiamati alla concretezza, la concretezza della conoscenza delle misure pubbliche e non solo, per aiutare coloro che sono più colpiti dalle conseguenze non sanitarie della pandemia. La concretezza della messa a servizio, chi ascolta questo incontro, questa chiamiamola lezione, è portatrice di esperienze, ma anche di competenze tecniche, amministrative, lavorative importanti. Si tratta di metterla a servizio insieme a quella che certamente è una caratteristica di tutti quanti voi, che è la carica umana e cristiana, un servizio da rendere, un servizio diaconale, direi, a quelle persone che stanno già pagando il prezzo più alto. E poi la concretezza della consapevolezza. La concretezza non è un fatto solo materiale, significa avere anche categorie in testa puntuali, quali quelle necessarie, che di fronte a questi problemi è urgente associare alla generosità mentalità e strumenti innovativa. La generosità è sempre preziosa, purtroppo non basta. E siamo anche chiamati ad essere dei facilitatori della crescita di questa consapevolezza a cui ho appena fatto riferimento, l'ho ripetuto 2 volte, infatti, ma anche di un processo ecclesiale importante. Queste settimane, questi mesi hanno messo in evidenza quanto sia urgente, oltre che possibile, l'apertura e l'accoglienza nei confronti di persone nuove, di relazioni nuove che abbiamo imbastito sul territorio, nei nostri quartieri. Persone, relazioni, realtà anche collettive che hanno testimoniato nei fatti, sottolineo nei fatti, di esserci e di fare, anche insieme a noi, per chi ha meno di noi, per chi ha meno di noi ed è in maggiore difficoltà. Direi che la tradizionale generosità di Roma è venuta fuori alla grande ancora una volta e non ha avuto limitazioni ideologiche, religiose, sociali. Questo è un grande patrimonio, è un grande giacimento che noi dobbiamo accogliere, riconoscere, salvaguardare, valorizzare. Siamo chiamati anche ad aprirci alla stagione dei diritti, lo ricordava Massimo. Noi ne abbiamo focalizzati almeno 4, quello all'informazione, perché vedete c'è un grande paradosso che chi ha di meno non è neppure in grado di conoscere, non sa nemmeno che ci sono forme di tutela varate per lui. Il diritto alla giustizia, perché non possiamo dare per elemosina quello che spetta per diritto, il diritto alla propria dignità, perché i poveri sono anzitutto persone e cittadini, lo ricorderò più avanti. Il diritto all'attivismo civico. Ognuno di noi non è un utente passivo che sta lì e deve aspettare qualcuno che fa tutto per lui, ma è anzitutto un titolare di diritti, di doveri, poteri e responsabilità per la cura del bene comune. Qui dobbiamo aiutarlo a fare anche la sua parte. E sappiamo che per poter promuovere e agire questi diritti delle persone ai margini occorre dotarsi di una vera e propria cassetta degli attrezzi. E occorre non sostituirsi alle istituzioni, ma comunque andare oltre alla pur nobile assistenza. Questo perché la partecipazione civica è una necessità, non è un lusso. Se le persone non si attivano, tantissimi problemi, piccoli, grandi di Roma, non lo risolverà nessun sindaco, nessuna giunta comunale, nessuna trasmissione televisiva, nessuna rete network social il più moderno possibile. E allora questo manuale operativo dei diritti l'abbiamo inteso proprio come un'istruzione per l'uso, pensato per voi, per gli operatori volontari della Caritas e più in generale per le comunità ecclesiali di Roma. Mi fa molto piacere che ci sia la comunità romena latina con noi, la comunità venezuelana. Ecco, è un manuale istruzione per l'uso proprio sulle misure di sostegno in campo per le persone e le famiglie. È un testo che, come abbiamo sempre detto, è soggetto a continuo aggiornamento anche tra il 23 giugno e oggi. È stato oggetto di ulteriore aggiornamento e il contratto formativo con voi, cioè l'impegno che noi ci prendiamo con voi, è esattamente su questo manuale operativo dei diritti. È il contratto formativo con voi, cioè noi ci impegniamo a fare il possibile con tutti i nostri limiti, i miei sono notevoli, per aiutarvi a prendere confidenza con non tanto il manuale in sé, ma con quello che c'è scritto dentro. Ecco, che cos'è? Cosa c'è dietro questo manuale operativo dei diritti?
c'è la convinzione legata all'esperienza che i diritti dei cittadini, in particolare dei più deboli, dei più poveri, non si giocano più sulle affermazioni di principio, sulle buone volontà, sui buoni propositi, sulla sola comunicazione o sulle infinite campagne elettorali, ma si giocano sulla conoscenza, si giocano nel senso possono essere agiti, attuati, a partire dalla conoscenza e sulla capacità di intervenire, io l'ho sottolineato, con mitezza, ma con la necessaria fermezza, non sono alternativi mitezza e fermezza, sui meccanismi, sui processi e sulle procedure reali che separano la loro affermazione astratta di diritti dalla possibilità di agirli, di attuarli e di farli rispettare. Questo non per favore o per amicizia, ma perché siamo cittadini e non più sudditi, siamo persone e non numeri. Non sono slogan, è carne viva questa e noi dobbiamo testimoniarla. Dobbiamo aiutare a superare l'ignoranza perché c'è un deficit di informazione utile e comprensibile che aumenta le disuguaglianze, perché queste norme spesso sono difficili da comprendere. È un groviglio di norme regionali, comunali, quelle nazionali, poi abbiamo in alcuni casi le direttive europee, ma si può semplificare la comunicazione e l'informazione. Quello che dobbiamo evitare è la sottovalutazione di questi strumenti o aiutare le persone a non essere rassegnate. Soprattutto le persone già ferite si sentono rassegnare perché magari si vergognano di chiedere, di interloquire con il municipio o con altri soggetti. E quindi per noi è importante utilizzare un approccio integrato alla tutela dei diritti, delle misure pubbliche, sociali e private. E quindi l'invito che facciamo a tutti quanti noi, nessuno escluso, è a prendere per mano i poveri. A stare accanto a loro, a non lasciarli soli, perché questo è un atto di carità. Consentitemi anche di spiegare perché parliamo di approccio integrato alla tutela dei diritti. Non è uno slogan, è qualcosa di molto concreto. Perché noi integriamo, consideriamo tutte le misure pubbliche utili a livello nazionale, regionale e comunale, che ritroverete in maniera analitica nel manuale operativo dei diritti. Integriamo con queste iniziative pubbliche quelle promosse dalla Chiesa di Roma con i vari fondi Gesù, un Divin Lavoratore, Famiglia, Anticrisi, che saranno oggetto del quarto incontro, quello del 2 luglio. Io vorrei sottolineare che quello di cui stiamo parlando in questi giorni, questi incontri e questi fondi sono un unico progetto di fiducia e di speranza che trae ossigeno dal Vangelo. Cioè non è che sono tre incontri sul manuale operativo dei diritti, quello del 23 giugno, del 25 giugno e del 30 giugno, a cui aggiungiamo un quarto incontro su questi fondi della Diocesi di Roma. È un unico progetto, quindi mi raccomando di tenere sempre tutto quanto insieme. C'è poi una terza integrazione, quello tra la nostra funzione individuale o comunitaria di aiuto e di facilitazione delle persone, e la promozione di un loro ruolo attivo e non più passivo. Poi magari chi non ce la fa da solo, noi naturalmente lo aiutiamo, non c'è alcun dubbio. Anche per fare le domande per i buoni alimentari, in molti casi gli abbiamo fatto noi le domande. Quando serve bisognerà fare anche quello. Però mettersi nell'ottica di rendere autonoma la persona, cioè aiutare a pescare, non dargli il pesce, a usare la canna da pesca, penso che sia importantissimo. Un approccio quindi integrato per queste caratteristiche. Che cosa ci è richiesto per riuscire? Io volevo condividere con voi questa bellissima frase di quello che considero un poeta, Simone Cristicchi. Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. Che significa? Io l'ho interpretato così. Il primato del servizio ai poveri sta nel ricercare non un mio riconoscimento, parlo per me Giustino Trincia, non una mia gratificazione per ciò che faccio per loro. Il coraggio di accettare ancora che la carità intelligente in questo tempo, mi sono dimenticato di sottolinearlo, significa aiutare le persone ad accedere ai propri diritti. E poi un invito che vi faccio a riprendere in mano e a meditare Evangelii Gaudium. Questi numeri dal 197 al 216, lo ricordava Massimo, tratta di temi cruciali per comprendere questo tipo di progetto nel suo complesso.
il posto privilegiato dei poveri nel popolo di Dio, l'economia e distribuzione delle entrate, avere cura della fragilità. Entriamo nel merito dei provvedimenti per le famiglie, genitori e persone. Questo io ero tentato di non riproporla questa slide, però ripensando a quanta gente ancora in Italia sta ancora aspettando la cassa integrazione, nonostante che sia stata approvata, varata la normativa a marzo, purtroppo ho il sospetto che anche per quanto riguarda questi buoni spesa per l'acquisto appunto dei prodotti di prima necessità, dei generi alimentari, magari c'è ancora qualcuno che a Roma ne avrebbe bisogno, ma ancora non sono stati dati. E allora qui mi limito solo a dire, tanto la slide è completa, forse è il caso in questi casi, se ne abbiamo notizie, di accompagnare e verificare con queste persone al municipio per l'ottenimento e l'utilizzo di questi buoni. Passiamo poi alla carta acquisti ordinaria. È una carta di pagamento elettronico del contenuto di 80 euro che ogni 2 mesi viene rinnovato. È un importo che un comune, un ente locale, se vuole, può integrare, quindi può aumentare. È un importo che si può utilizzare per le spese alimentari nei negozi convenzionati e il pagamento presso gli uffici postali di le bollette di luce e gas, e ne hanno diritto persone dai 65 anni in su o bambini di età inferiore ai 3 anni. In quest'ultimo caso, evidentemente, andrà alla persona che esercita la patria potestà per ognuno di loro. I requisiti dal punto di vista del reddito dai 65 anni in su fino ai 69 non deve superare un reddito ISEE di 6.966,54 centesimi, dai 70 anni in su l'ISEE non deve superare 9.288,72 euro. Comporta questa carta uno sconto del 5% ai negozi di farmacia aderenti. Il 5% di sconto per chi ha difficoltà enormi è importante perché mettendole tutti quanti insieme comunque significa qualcosa di rilevante. La domanda si fa presso gli uffici postali, i moduli si trovano presso il sito delle poste. Qui vi ho messo questo indirizzo del MEF dove poter trovare ulteriori informazioni, ce n'è un altro più lungo presso il Ministero del Lavoro, ma trovate tutto nella scheda. Chi ha diritto a questa carta acquisti? Cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea, familiari di cittadini italiani o di stati membri dell'Unione aderenti non aventi la cittadinanza di uno degli stati dell'Unione Europea, stranieri con permesso di soggiorno oppure titolare di soggiorno, di diritto di soggiorno permanente, oppure per soggiornanti di lungo periodo. Vale anche questo strumento, è accessibile anche per il rifugiato politico o il titolare di posizione che si chiama sussidiario. Ci sono poi misure riguardo, sono misure antiche, non recenti, ma purtroppo perché la gente non le conosce ancora. C'è la possibilità di avere delle agevolazioni, degli sconti importanti per quanto riguarda il trasporto pubblico e locale, con il diritto al rimborso, perché con la pandemia 2 mesi siamo stati senza utilizzo di questi abbonamenti. Gli sconti vanno, in base alle fasce di reddito, dal 30 al 50% del costo degli abbonamenti per bus, treno e metrò. Se l'ISEE non supera i 25.000 euro, lo sconto è il 30%. Se arriva al 50%, se l'ISEE non supera i 15.000 euro o si è in condizioni di disagio sociale particolare e familiare. Nella scheda trovate tutta quanta la descrizione analitica. Poi al secondo abbonamento nella stessa famiglia lo sconto c'è uno sconto del 10%. Nella mia famiglia ce l'abbiamo sia io che mia moglie. Per mia moglie abbiamo utilizzato lo sconto del 10%. Se c'è un triplo abbonamento il 20%, il quarto abbonamento scatta uno sconto del 30%. C'è il diritto al rimborso, come ho già detto, in base a questo articolo 215 del decreto rilancio. E ci sarà entro il 17 e il 18 luglio, dovrebbe esserci la conversione in legge. Il rimborso può essere dato o con un voucher, un buono sarebbe per dirlo in italiano, o con l'allungamento dell'abbonamento. Chi è che eroga questi sconti? La Regione Lazio, tramite le singole aziende dove facciamo l'abbonamento, e l'accesso a queste agevolazioni è per tutti i cittadini residenti nel territorio della Regione Lazio. Veniamo a delle misure importanti per giovani e gli studenti.
I ragazzi diciottenni compiuti nel 2020 possono avere accesso al bonus cultura. Sono 500 euro con cui puoi acquistare libri, audiovisivi, prodotti musicali digitali, biglietti a spettacoli, concerti, cinema, musei e mostre, monumenti e parchi, oppure fare corsi per la musica, o corsi teatrali, oppure di lingua straniera. La domanda la si può fare su questo sito che viene qui riportato, occorre avere l'identificazione digitale, si chiama SPID. La richiesta va fatta entro il 31 agosto, quindi utilizziamo queste settimane, mesi che rimangono per pubblicizzarla, diciamo. E si può utilizzare questo bonus fino al 28 febbraio 2021. Poi abbiamo i buoni libro scolastici, anche qui è una legge addirittura del 98, ma tanta povera gente purtroppo non la utilizza perché non lo sa. Comporta dell'accesso a buoni da 70 euro a 130 euro in base alla classe scolastica che si frequenta. Si può utilizzare evidentemente presso librerie che sono convenzionate, vale per libri delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, statali e private paritarie. L'importante è non avere un reddito ISEE superiore a 10.632,94 euro. La domanda e il ricevimento anche del buono lo si fa tramite appunto il portale internet del Comune di Roma. Tenete presente che dal 1 luglio, quindi tra pochi giorni, si può fare la domanda precedentemente con l'identità digitale, quindi con le credenziali SPID. Poi abbiamo il bonus internet, che è stato varato dalla Regione Lazio. Le domande si potevano fare dall'8 maggio 2020. Quindi è importante farle fare presto perché è a esaurimento dei fondi, che in questi casi i fondi stanziati sono stati 4 milioni e 800 mila euro. È un bonus di 250 euro che consente appunto a studenti universitari di avere accesso a strumenti e mezzi di connettività internet, il requisito di reddito che deve essere non superiore a 20 mila euro. Quali sono i requisiti soggettivi e oggettivi? Il reddito, l'ho detto, è sufficiente essere cittadino italiano, cittadino di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato extra Unione Europea con regolare permesso di soggiorno. La residenza o il domicilio nella Regione Lazio, deve essere iscritto al 31 dicembre 2019 per l'anno accademico 2019-2020 presso una università statale o non statale, purché riconosciuta legalmente e purché con sede legale nel Lazio. Certamente per utilizzare questo bonus occorre poter dimostrare l'acquisto di uno di questi prodotti avvenuto tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020, e bisogna avere anche un conto corrente bancario. Mi sono ricordato per i buoni libri scolastici che è interessante che possono utilizzarlo anche quegli studenti residenti a Roma, ma che frequentano scuole in altri comuni. È comunque sia un contributo utile, ripeto, prezioso, perché comunque poter risparmiare 70-130 euro non è assolutamente indifferente. Passiamo al capitolo sostegno agli studenti universitari, studenti di centri di alta formazione, artistica, musicale, coreutica, quindi dei cori e degli enti di ricerca. È importante per Roma questa misura. Perché? Ma perché a Roma sono molte, davvero molte le persone, gli studenti di questo tipo di centri di alta formazione. Questo finanziamento è stato introdotto, è un aumento di 290 milioni di euro per il solo 2020, introdotto con il decreto rilancio numero 34 del 19 maggio, quello che dovrà essere convertito in legge entro il 20, 19 luglio, mi sembra, ed è importante perché va nella direzione di facilitare un maggior accesso al remoto alle banche dati e alle piattaforme digitali. No, la rivoluzione della pandemia è anche quella che moltissimi hanno visto quanto è utile e importante, pur con tutte le difficoltà e i limiti che questo comporta, non dobbiamo esaltarlo, però certamente è prezioso. Se non ci fossero queste piattaforme, noi non potremmo fare questo tipo di incontri. Anche per l'acquisto di dispositivi digitali, beni e servizi informatici e di connettività. C'è poi
una voce importante che è l'esonero totale o parziale del contributo onnicomprensivo annuale. Ricordare che nel 2008, nell'altra 2008-2009, nell'altra grande crisi, ci fu una riduzione di molte migliaia di iscrizioni alle università italiane per ragioni di difficoltà economiche. Quindi questo stanziamento va anche a evitare che si crei una forte riduzione di iscrizione alle università italiane, con tutto ciò che ne comporta, anzitutto per i ragazzi che non si iscrivono, per le persone che non si iscrivono, ma poi per le stesse università. E allora, ad esempio, il ministro dell'università ha fatto proprio il 22 giugno un decreto, che è adesso all'attenzione della conferenza dei rettori italiani, dove viene aumentato per avere l'esonero totale dalle tasse universitarie. La no tax area passa da 13.000 euro a 20.000 euro di reddito ISEE. Quindi fino a 20.000 di reddito ISEE non si pagano le tasse universitarie. Poi ci sono degli sconti ulteriori, scusatemi, degli sconti per chi supera i 20.000 euro che variano dal 10% all'80% per coloro che hanno un reddito ISEE tra i 20.000 e i 30.000 euro. Quindi significa una forte agevolazione. In più c'è la possibilità di ulteriori sconti lasciati anche alle singole università in base alle soglie di reddito. Poi viene incrementato di 40 milioni il diritto allo studio per studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi. Guardate che queste cose sono importanti, perché con la difficoltà lavorativa di reddito di questi mesi, tanta gente magari pensa, cioè, non iscrivo mio figlio perché non posso pagare le tasse. Se non glielo diciamo noi corriamo il rischio che tanti ragazzi, tante ragazze, e chiaramente delle fasce più fragili anche di popolazione, non accedono all'università e questo va assolutamente evitato. Poi ci sono con questi fondi le proroghe di 2 mesi alle borse di studio universitarie e la proroga della durata degli assegni di ricerca. Altro strumento è la carta digitale della famiglia, è una carta digitale, questo è il portale del governo dove potete acquisire altre informazioni, è una carta che permette sconti per l'acquisto di beni e prodotti presso negozi e siti web convenzionati. Solo per il 2020 basta avere un figlio a carico, solo per questo anno, per la pandemia, perché in precedenza dovevi avere almeno 3 figli al di sotto dei 26 anni per accedervi. Come pure basta essere cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti in Italia per avere accesso. La Regione Lazio ha introdotto una misura importante. È un contributo economico di massimo 5.000 euro per le donne vittime di violenza. Purtroppo anche i dati del Ministero dell'Interno confermano che con la pandemia sono aumentati questi atti assolutamente inqualificabili e intollerabili. E allora questo è un contributo di libertà, viene detto, viene definito, e non a caso, anche per donne che hanno avuto questi problemi con figli minori o in gravi difficoltà, per esempio hanno perso il posto di lavoro. La condizione per l'accesso è che siano inserite nei centri, in un centro antiviolenza, in case, rifugio, circuito regionale, perché sono loro che le segnalano, sono i legali rappresentanti di questa rete territoriale che fa la domanda, non le donne direttamente interessate. E questo facilita l'accesso. I contributi arrivano tramite la Regione Lazio, peraltro l'80% di questo contributo arriva quasi subito. Appena c'è l'ok dell'area pari opportunità della Regione Lazio, il 20% viene saldato una volta che viene presentata la relazione con la documentazione delle spese effettuate. Vedete che le spese ammissibili sono spese di base, vitali, cruciali, ecco perché parliamo anche di libertà, perché stiamo parlando di aspetti essenziali. La domanda va presentata con i documenti entro il 31 dicembre da parte dei legali rappresentanti dei centri antiviolenza delle case rifugio. Segnalo che l'11 giugno, pochi giorni fa, la Regione Lazio ha integrato questa misura con un bonus, con un buono, scusate, volevo scrivere buono, ho scritto bonus, invece è buono, per queste donne, per vacanze e centri estivi in favore delle donne vittime di violenza con o senza figli minori, ospiti di case rifugio della rete regionale. Veniamo agli strumenti di sostegno per i disabili. Anzitutto è importante questa misura
introdotta proprio con il decreto rilancio, che prevede un'estensione dei permessi già previsti dalla legge 104, 3 giorni più 3, aumenta di 12 giorni in più di permessi retribuiti per i genitori a causa della chiusura scolastica per i mesi di maggio e giugno. Questo senza dover fare una specifica domanda. È stata introdotta, spetta evidentemente ai soggetti già autorizzati, e c'è la possibilità di cumulo di più permessi in capo alle stesse persone, allo stesso lavoratore, se questo assiste più soggetti disabili. È stata introdotta poi la didattica a distanza per gli alunni disabili, e qui viene solo dato un quadro storico di quello che è successo a Roma. Comunque, diciamo, che è un compito che spetta l'attivazione della cosiddetta DAD ai dirigenti scolastici, che devono avere particolare attenzione agli studenti con disabilità. Dall'8 maggio Roma Capitale ha riproposto l'assistenza a domicilio per i bambini disabili, però specificando che sia gli operatori che le famiglie devono esprimere la volontà di accettare questa soluzione, quindi praticamente è scaricata di ogni responsabilità. Ricordo anche questo numero verde funzionante 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per la consegna dei farmaci e della spesa a domicilio. Che cosa succede? Che il numero verde contatta di volta in volta il comitato locale della Croce Rossa, i volontari della Croce Rossa in uniforme ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il numero NRE, si chiama, non mi ricordo che significa, e il codice fiscale della persona e vanno in farmacia. Poi c'è la consegna dei farmaci in busta chiusa, naturalmente. Ricordo l'importanza di questo numero verde anche con le spese a domicilio per gli anziani soli e le persone immunodepresse. Penso all'importanza di tutto questo anche per le persone con disabilità o non autosufficienti. Sono quelle persone che rimangono più facilmente invisibili nei nostri quartieri, nei nostri palazzoni. Per l'ambito sanitario assistenziale, poi immagino molti sapranno che c'è stata una sospensione delle visite medico-legali dell'INPS per l'accertamento dell'invalidità civile, la cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Quali sono le eccezioni a questa sospensione? Sono per coloro che hanno malattie oncologiche o un quadro sanitario grave. Per queste non c'è nessuna sospensione, semplicemente gli accertamenti, le verifiche vengono fatte tramite tutto attraverso online fondamentalmente, cioè a distanza, in modo tale che non c'è sospensione vista la particolare gravità di queste persone. Questa sospensione delle visite medico-legali significa per tutti che si continua nel frattempo ad usufruire dei benefici collegati, per pensare ai permessi che ho già accennato della legge 104, o agli assegni o alle indennità. Altra misura. Queste due misure sono state varate dal decreto rilancio a maggio, la proroga di 30 giorni della validità delle ricette limitative dell'uso dei farmaci, limitative, scusate, dei farmaci di fascia A. Se la ricetta è scaduta ma non è stata utilizzata, c'è una proroga di 60 giorni dalla scadenza. Ancora importante questa proroga di 90 giorni dei piani terapeutici. Questi piani terapeutici includono la fornitura di ausili, di dispositivi, di quelli monouso, insomma, e anche di altri tipi di protesi, per chi ha queste necessità sono tutti particolari importanti. C'è poi un ricco capitolo di aiuti alla genitorialità. Penso al premio alla nascita bonus mamma, è un contributo una tantum di 800. È un premio di 800 euro in una tantum che viene erogata in un'unica soluzione, 800 euro che non costituiscono reddito, che vengono dati per ogni evento, che sia una nascita o l'adozione o l'affidamento di un bambino. La domanda va rivolta all'INPS dopo il settimo mese e entro massimo un anno dall'evento. Questo premio spetta anche in caso di interruzione di gravidanza successiva al settimo mese e avvenuta dopo la presentazione della domanda. La documentazione che va presentata all'INPS si può dare o tramite un patronato o
oppure tramite il sito tramite online, il sito INPS, o tramite il contact center dell'INPS, l'803164. È una certificazione, fondamentalmente quella che va esibita, sullo stato di gravidanza, oppure la data presunta del parto. Se la domanda è fatta dopo la nascita, chiaramente è sufficiente un'autocertificazione della nascita col codice fiscale del minore, del bambino o della bambina nata. Per quanto riguarda le adozioni e gli affidamenti, basta esibire la documentazione attestante l'ingresso del minore o della minore nelle nostre case. Un'altra misura importante è questo bonus bebè, che è un assegno mensile per 12 mesi, che varia in base alle fasce di reddito ISEE. Vedete, c'è una prima fascia inferiore a 7.000 euro, per più di 7.000 euro, oppure fino a un massimo di 40.000 euro, e l'assegno mensile varia, è indicato come vedete nelle slide, nella scheda, in base a queste fasce di reddito. La domanda va presentata all'INPS entro 90 giorni dall'evento, che può essere la nascita, l'adozione o l'affidamento. Abbiamo poi il bonus asili nido, che è un contributo mensile per 12 mesi che serve per pagare le rette degli asili nido pubblici o privati, oppure per pagare l'assistenza domiciliare dei bambini con meno di 3 anni con gravi patologie croniche. Anche qui vedete che ci sono delle fasce di reddito, quindi varia questo importo. Se raggiungi i 25.000 euro di un importo, se non raggiungi i 40.000 di un altro, oltre i 40.000 è ancora di un altro importo. Si va da un importo annuale complessivo di massimo 3.000 euro per chi non supera i 25.000 euro, al minimo di 1.500 euro annui. La domanda va fatta all'INPS entro il 31 dicembre. Altro capitolo sugli aiuti alla genitorialità è il congedo parentale Covid-19. Sono 30 giorni consecutivi o frazionati di permessi retribuiti al 50% della retribuzione normale, prima della pandemia era il 30%, per la cura dei minori nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020, evidentemente in relazione agli usi delle scuole e servizi per l'infanzia. E vale per i genitori che si alternano con minori di 12 anni. Possono essere questi genitori dipendenti pubblici o privati, collaboratori parasubordinati, artigiani, commercianti, professionisti, iscritti alla gestione separata, quindi pubblici dipendenti o privati e anche lavoratori e autonomi. È interessante che sono stati introdotti anche con la possibilità di congedi non retribuiti, a condizione naturalmente che non ci sia un altro genitore non occupato oppure beneficiario di interventi di sostegno al reddito. Con questi congedi non retribuiti, con l'articolo 72 del decreto rilancio, il governo ha introdotto giustamente, comprensibilmente, anche il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Poi abbiamo il bonus servizi babysitting, sono alternative queste due misure, quindi o si utilizza la prima o si utilizza la seconda, certamente non tutte e due. Qui è un bonus che serve per alternative o delle bonus, ecco, è un bonus che serve a che cosa? Per poter acquistare i servizi di babysitting oppure per frequentare centri estivi e i servizi integrativi per l'infanzia. Questa è stata introdotta con il decreto di maggio. L'importo massimo in base al settore di appartenenza varia tra i 1.200 e i 2.000 euro per nucleo familiare, anche se è un nucleo familiare affidatario, cioè un bambino in affitto. I bambini al 5 marzo non devono superare i 12 anni, se superano i 12 anni rientrano naturalmente nelle misure ordinarie per coloro, per i bambini che hanno una disabilità grave. La domanda va fatta all'INPS che eroga questo contributo mediante il cosiddetto libretto di famiglia. Chi sono i beneficiari dei bonus servizi babysitting Covid-19? Sono dipendenti del settore privato, lavoratori parasubordinati o professionisti, quelli iscritti alla gestione separata dell'INPS, artigiani o commercianti iscritti all'INPS, autonomi delle casse professionali, lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.
Stiamo parlando di medici, infermieri, tecnici di laboratorio, biomedico, tecnici, radiologici, operatori sociosanitari, cioè quelli più coinvolti, non nella gestione sanitaria, oppure personale del comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico, maggiormente impegnato soprattutto nei mesi precedenti, per cui l'importo differenziato del settore di appartenenza risente anche di queste categorie, diciamo, privilegiate, tra virgolette, naturalmente. Ci sono poi gli assegni comunali di maternità e questa è una misura che in qualche modo, anche questo ha una valenza per Roma importante perché è comunale, riguarda un contributo erogato dall'INPS, ma del Comune di Roma, insomma comunque riguarda madri, non lavoratrici residenti che hanno partorito oppure adottato o ancora ricevuto in affido un bambino. Qual è l'importo per 5 mensilità? È un importo di 348,12 euro. Per 5 mensilità sono 1.740 euro e un po' di centesimi. La domanda si fa al Comune di Roma tramite i CAF e patronati convenzionati entro 6 mesi da quando è nato il bambino, oppure da quando è stato adottato o da quando ci è stato affidato. Ed è rivolta a cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con carta di soggiorno. Il reddito annuo ISEE non deve superare i 17.416,166 euro. C'è incompatibilità con l'indennità o l'assegno di maternità dell'INPS. Poi abbiamo l'assegno mensile per nuclei familiari con 3 o più figli minori. Ricordatevi, scusate. Nel manuale operativo le schede sono ancora più analitiche, quindi trovate, io spero, tutto quanto. Questo assegno mensile è un contributo economico del comune per 13 mesi, l'importo è di 145,14 euro, viene erogato dall'INPS a cittadini comunitari, italiani, extracomunitari, regolarmente soggiornanti, purché abbiano un reddito ISEE non superiore agli 8.788 euro. 99 euro. La domanda va fatta al Comune di Roma tramite CAF e patronati convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo. È stato poi varato il piano regionale per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie. Io vado alla slide successiva per dirvi la cosa più importante, che è questo avviso importante. Le domande sono presentabili da ieri, 24 giugno, ma scadono fino all'8 luglio, alle ore 18. Si fanno solo online. Si va su questo portale qui, su questo sito. Se ci sono difficoltà di assistenza tecnica e informatica per le domande, c'è anche questo numero unico regionale che trovate nella slide e si può contattare dalle 8 del mattino alle 7 di sera. Se non riuscite a contattare telefonicamente, vi rivolgete a questo indirizzo di posta elettronica. Quindi fate attenzione a diffonderlo presto. È un piano importante, prevede buoni in base alle fasce di reddito per 37.000 famiglie in difficoltà e poi con gli enti del terzo settore prevede dei progetti educativi sperimentali per 6.000 bambini e adolescenti. L'obiettivo è aiutare i bambini e gli adolescenti a riappropriarsi del verde, degli spazi di vita e socialità, ma anche aiutare contemporaneamente i genitori a rientrare al lavoro oppure a cercarlo se hanno perso il lavoro. Ci sono dei criteri di priorità, quindi la situazione chi ha perso il lavoro è privilegiato naturalmente. La situazione economica, la priorità è data a famiglie con un reddito familiare complessivo che arriva a 30.000 euro. Poi le famiglie numerose, nuclei monoparentali o persone con disabilità non autosufficienti a carico. Attenzione, è importante questa misura. Se ci sono bambini e adolescenti con disabilità, sono stati stanziati fondi per dare un buono aggiuntivo di 700 euro, sono 1.000 buoni aggiuntivi di 700 euro che vanno ad aggiungersi a quelli che trovate qui sotto per fascia di età e che per brevità non sto a leggere, stanno scritti qui, li trovate nella scheda nel manuale operativo. Questa è un'informazione di servizio, sono delle proroghe. Tutta una serie di documenti di identità, erano state introdotte queste proroghe con il Cura Italia, convertito il 24 aprile dalla legge 27 e quindi sono state date ulteriori proroghe.
importanti, il permesso di soggiorno per immigrati in scadenza al 31 gennaio scade al 31 agosto. Così pure per quanto riguarda l'ISE, qui c'è quello che noi chiamiamo un buco tecnico delle norme, perché c'è un provvedimento che dice che la dichiarazione sostitutiva unica ISE del 2019 scade fino al 31 agosto 2020, ma siccome in realtà per richiedere il rinnovo della prestazione viene richiesto l'ISE 2020, perché ti chiedono l'aggiornamento dei dati reddituali, cioè l'ISE corrente riguarda il reddito dell'anno scorso o addirittura degli ultimi mesi. L'ISE ordinario invece riguarda i redditi di 2 anni fa. Allora, per tagliare la testa al toro, quello che noi vi diciamo che conviene fare concretamente è la cosa più semplice e immediata: chiedere direttamente tramite il sito online all'INPS l'ISE, chiederlo direttamente. In alternativa si passa attraverso il CAF, in modo tale che si evitano problemi di ogni tipo. Sono stati prorogati al 31 agosto, come vedete, anche la validità dei certificati anagrafici, la carta d'identità, le patenti di guida, e, mentre il foglio rosso che è scaduto scade al 30 giugno e la revisione dei veicoli invece è stata prorogata fino al 31 ottobre. Sto concludendo davvero il rimborso dei viaggi e biglietti. Qui so che Paul McCartney ha fatto una polemica con l'Italia, sembra aver sentito. Perché si è lamentato che non sono stati rimborsati i fans che avevano acquistato i loro biglietti, soprattutto non sono stati rimborsati con i soldi, per intenderci, ma con buoni, voucher o rinvio. Adesso non so il governo che cosa deciderà, però al momento sappiamo che rimane invalida la possibilità di vedersi rimborsati i viaggi o i biglietti di spettacoli, eventi anche religiosi, turistici, sportivi a cui non abbiamo potuto partecipare a causa della pandemia. La richiesta va fatta entro 30 giorni dal fine del divieto a muoversi, quindi bisogna vedere in base all'acquisto. Bisogna allegare la documentazione e l'azienda, la ditta che ha fornito anche l'agenzia questi biglietti è tenuto o a rimborsare o a rilasciare un buono corrispondente valido 1 anno. Vediamo poi che succederà nelle prossime settimane. C'è, questa è una buona notizia, l'annullamento automatico delle rette, delle mense delle scuole pubbliche e non primarie, le scuole pubbliche primarie degli asili nido comunali, spetta a tutti i genitori di figli che frequentano le scuole. Non bisogna fare richiesta perché è automatico, però per ulteriori informazioni si può. Giustino, scusa, Giustino. Allora, più di qualcuno scrive di posizionare meglio il microfono, anche se io con le cuffie ti sento bene, però può darsi chi è senza cuffie e devi mettere il microfono più vicino. Ok, provo, spero che vada meglio. Sto finendo comunque, per vostra fortuna sto finendo. E in ogni caso, dicevo, questo è automatico. Per eventuali chiarimenti ulteriori si può sempre chiamare il control center del Roma Capitale, il famoso 060606, ma vi rimando comunque anche alle schede. Poi abbiamo questo provvedimento, è stato introdotto a maggio. In realtà riprende il decreto clima del dicembre 2019, comunque è noto come bonus biciclette, veicoli elettrici, è un bonus mobilità, è un incentivo alla mobilità sostenibile, anche questo è sicuramente molto importante, e prevede un rimborso massimo di 500 euro per cittadini maggiorenni, residenti in città capoluogo di regione o capoluogo di provincia, anche se hanno meno di 50.000 abitanti, per le città, per i comuni che non siano capoluogo di provincia o di regione, per poterne usufruire devono avere più di 50.000 abitanti. Si può utilizzare una sola volta per un unico acquisto, si può utilizzare per acquistare biciclette sia nuove che usate, tradizionali o a pedalata assistita, quelle che ci fanno faticare di meno in salita, per intenderci, si può usare per land bike nuove usate. Anche qui per monopattini, hoverboard, Segway e quant'altro, si può utilizzare anche per i servizi di mobilità condivisa, escluse le autovetture. Ci sono delle ottime FAQ pubblicate dal Ministero dell'Ambiente, quindi risposte a domande ricorrenti, frequenti. E ci sono due fasi in questo provvedimento. Siamo ancora nella fase 1.
quella che è partita il 4 maggio, dove si possono acquistare queste cose che abbiamo detto, non i prodotti accessori come i caschetti per intenderci, dove si possono acquistare presso ogni qualsiasi negozio fino a quando non sarà disponibile la piattaforma, ok? Perché la fase 2 prevede una piattaforma dove si potrà acquistare questi prodotti, biciclette e veicoli elettriche, solo presso i negozi aderenti. Nella fase attuale devi pagare tutto l'importo e poi otterrai il rimborso dei 500 euro, ok? Nella fase 2, cioè quando verrà attivata la piattaforma, io l'ho controllata anche stamattina, non è stata ancora attivata, si potrà acquistare solo presso questi negozi convenzionati aderenti, che ti faranno direttamente lo sconto dei 500 euro. Attenzione, fatevi dare la fattura di acquisto, non basta lo scontrino. Senza fattura i 500 euro non te li danno. L'ultima, ma non meno importante certamente, misura che esiste da anni in Italia, la conoscono pochissimi, si chiama conto di base. È uno strumento di inclusione finanziaria. L'Italia ha anticipato l'Unione Europea di 4-5 anni. È un conto di pagamento, come un conto corrente bancario o postale. È completamente gratuito. Chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro non paga neppure l'imposta di bollo, quindi è proprio il massimo, no? E per i pensionati con reddito lordo non superiore a 18.000 euro, che però l'imposta di bollo in questo caso comunque lo pagherebbero. In realtà tutti i cittadini potrebbero avere accesso al conto di base. Però perché è importante? Ma perché è uno strumento che consente anche a chi ha pochissimo, ok? Anche ai senza fissa dimora e ai richiedenti asilo politico, di andare in banca o alla posta, di chiederlo di ottenerlo. C'è solo una possibilità che non lo ottengano, quando la banca o la posta ha dimostrate prove che chi ti chiede questo conto di base è in qualche modo coinvolto in vicende terroristiche o malavitose, quindi penso sia un caso abbastanza raro. Offre un pacchetto di prestazioni, quindi un certo numero di bonifici che puoi fare, di accredito, i prelievi agli sportelli automatici e l'ATM, in alcuni casi il numero è limitato, ti danno una carta di debito bancomat, puoi farci l'accredito dello stipendio o della pensione, è meglio venirli lì che non a casa magari in precarie condizioni dove ti le possono facilmente rubare. Certo, non si può andare in rosso, non si possono avere aperture di credito, scoperte di conto, ma è uno strumento importante, dove si chiede, già ve l'ho detto, in banca o le poste italiane. Io mi scuso se mi sono...